Ciao a tutti amici e bentornati in 7 Days to Die, The Survival Horde Crafting Game. Come al solito io sono Alvaro Scrivital, benvenuto in questo nuovo episodio di 7 Days to Die. Amici, siamo in Game Ace, ho continuato là dove l'avevamo lasciato. Amici, questa è attualmente la situazione del nostro rifugio. Mi allontano un attimo per farvelo vedere, guardate qua. E sto continuando a innalzare un muro... abbastanza grande, abbastanza grosso, come potete ben vedere, ve lo faccio vedere anche da qua, tutto intorno ovviamente di cobblestone, poi andrà ovviamente fatto di cemento. Attualmente è alto 3 dietro e davanti 4, però piano piano vedrete che lo alzeremo fino al cielo e alle stelle. No, lo alzeremo un po' e in questa puntata voglio fare anche un po' di barriere, un po' di, non di trappole, ma di barriere. Intanto le nostre piante hanno dato i primi frutti, ad esempio la yucca fruit, guardate che attualmente non posso prendere perché ho l'inventario pieno, vado subito a svuotarlo, andiamo subito a svuotare l'inventario, poi raccogliamo parte dei frutti perché questa yucca fruit ci permette di mangiare ed è interessante averla. Questa yucca praticamente si trova, tra l'altro andiamo subito a vedere, questa yucca ci fa lo yucca juice col glass jar e voglio provare a farlo in quanto ho nell'inventario dei glass jar vuoti. Adesso sistemo subito l'inventario e andiamo subito a raccogliere lo yucca per fare lo yucca juice. Eccoci dunque nell'orto, amici. Ah, tra l'altro qua ho fatto, perché mi serviva la clay ovviamente per riempire tutti questi cosi qua, mi serve ovviamente questa, l'ho fatto vedere anche l'altra volta, questa cobblestone rocks, e questa cobblestone rocks si fa con un lump of clay, quindi la clay che scaviamo, e della small stone. E ho pensato bene di iniziare a bucare qua, perché qua c'era della clay, perché l'ho bucato ovviamente per fare una stanza sotterranea e magari collegarla alla casa. Questo ovviamente man mano che passerà il tempo lo farò anche questo. Quindi raccogliamo questo yucca fruit e vedete che sparisce la pianta. Ora con questo yucca fruit posso o mangiarlo direttamente oppure fare lo yucca juice. E lo yucca juice, vedete, eccolo qua, che si fa con 4 yucca fruit. Quindi ce ne servono addirittura 4. Ora, il problema è che questi non sono ancora cresciuti. Quindi non possiamo fare lo yucca juice. Ma andiamo avanti. Qua c'è l'aloe, ma la lasciamo qua per ora. Queste qua, le blueberry, le lasciamo qua. Ma andiamo avanti con la puntata, aspettando che crescano quelle piante di yucca lì, che secondo me non ci vorrà tanto a farle. La cosa bella di questo yucca non dà tantissimo, almeno il frutto mangiato così praticamente non dà tantissimo, però da una pianta vedete che nascono 2 yucca, e quindi 2 yucca, tanto piove, guardate qua, e 2 yucca vuol dire una cosa importante: abbiamo da una pianta 2 semi, ok? Quindi importantissima cosa, perché come vedete con 2 semi possiamo avere 2 piante, quindi da una pianta ne possiamo formare 2, eccetera, eccetera, eccetera. Ora andiamo avanti perché voglio fare delle difese e dobbiamo analizzare un po' il campo per le difese. Perché? Perché qua andiamo a beccare le difese nei vari crafting e che sono da qualche parte qua, eccole qua. Ad esempio abbiamo la possibilità di fare questo barbed wire. Vediamo se si può piazzare sul muro, piccolo test. E poi possiamo fare questo barbed wire fence. In ogni caso ci servirà della legna e ovviamente questo iron. Quindi andiamo a recuperarlo. Intanto sono le 15:32, sembra notte, anche perché quando piove in questo bioma fa questo effetto qua. E sembra veramente notte, un po' quello che succede anche dalle nostre parti, tra l'altro. Qua ho riempito un po', cavolo, alla grande di iron. Ovviamente distruggendo la pietra ho recuperato dell'iron. Facciamo del forged iron, facciamo 50 pezzi per test. Lo andiamo a fare, guardate qua, bam 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 bam, guardate, bam 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 bam, alla grande. Lo facciamo, e mentre lo fa metto via alcune cose dell'inventario
E devo dire che a livello di inventario, a livello di cose che abbiamo, siamo messi abbastanza bene, devo dire veramente abbastanza bene. Abbiamo anche il fucilazzo qua, molto bene. E mi avete chiesto anche, vedremo un po' se riesco a farlo, se si può usare la motosega per uccidere gli zombie. Assolutissimamente sì, vediamo se arriva qualche zombie, lo seguiamo, anche perché fino mentre ero off camera che stavo costruendo quel muro lì sono venuti 86.000 volte e ho dovuto respingerli. Ok, siamo arrivati a 50. Spegniamo un attimo qua e recuperiamo anche la legna, che dovrebbe essere qua da qualche parte. Sì, eccoli qua. Perfetto, abbiamo anche un bel po' di legna. Ora proviamo a fare, ad esempio, una barbed wire. Quindi del filo spinato. Prendiamolo e vediamo che il barbed wire in effetti si può mettere sul muro. Quindi è addirittura qua, è addirittura terra, credo. Infatti è così, si può anche girare. Quindi in realtà si potrebbe mettere ad esempio qua sul muro. Fa schifo messo così, devo dire, però se ci avviciniamo vedete che fa male. Ora il personaggio ha sete, iniziamo a bere. Però vedete che ovviamente fa male, però fa veramente schifo messo qua così. È comunque un... Ecco, si è spaccata pure la clava, ripariamo. La clava, lascia schifosa, diciamo. Ripariamola, però questo vuol dire che... Come difesa possiamo mettere questi qua attaccati al muro, in maniera tale che quando gli zombie vanno contro il muro, comunque vengono danneggiati. In effetti abbiamo bisogno di 15, ben 15 per farne uno. Le fence ne hanno bisogno, le barbed wire fence ne hanno bisogno 8. Gli scrap iron hanno bisogno di 40 di questo, quindi anche questi si possono fare woodlock spike 20 di questo. E la cosa bella di questi qua è che man mano si possono upgradare, cioè quando avete materiali partite dal legno e si può upgradare un po' quello che abbiamo fatto praticamente qua con questo qua. Vedete, questo qua è quello normale, questo è quello potenziato. Ok, per cui anche quelli vanno bene. Quindi cosa a questo punto cosa dire di fare, visto i commenti? Sono queste due cose qua che sono arrivate, diciamo, in testa, e anche gli wood spike che costano 100, è vero, però è anche vero che durano di più e fanno molti più danni, come avete scritto nei commenti. Nei commenti, bene, amici. Quindi, cosa importante, io direi, craftiamoci una barbed wire fence. Questa barbed wire fence non ha lo scopo di formare gli zombie, ma li rallenta. Quindi, ad esempio, andrebbe messa tipo, adesso giusto per farvi l'esempio, potremmo metterla qua, così, in maniera tale che questa zona qua che utilizzeremo per entrare alla base comunque possa essere leggermente protetta. Quindi questo barbed wire, quando passa lo zombie, vedete, viene imprigionato e si fa male. Ora mi sono praticamente incagliato, vedete? Guardate, guardate, guardate. Ok. Vedete quanto mi ha tolto? In realtà uno zombie viene praticamente fermato. Più questa barriera qua è lunga e ha vari strati, più lo zombie nell'attraversarla ci mette tempo e muore. Quindi in realtà una barriera doppia di questo potrebbe fare al caso nostro. È vero che è molto esosa, però è anche vero che è un ottimo prima barriera, diciamo, contro le avanzate degli zombie. Ora io mi sono fatto malissimo. Però in realtà ho dei painkiller che mi prendo volentieri. Personaggio ha una sete boia. Direi di bere acqua. Speriamo che la yucca cresca, perché voglio farvi vedere quel crafting lì per vedere anche quanto il personaggio migliora. Attenzione! Abbiamo i nostri amici. E i cani ci sono. Amici, ci sono i fottuti cani. Ok, ci sono i fottuti cani. Ci sono i fottuti cani. C'è il fottuto cane. Dove cavolo è finito il fottuto cane? Si è buggato il fottuto cane, guardatelo! Che cavolo fottuto cane? Muori, muori! Muori! Mamma mia, i fottuti cani! Io proprio i cani non... Sapete, i cani zombie qua non li sopporto mai. Mai, 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 perché non sto usando l'osso. Mai, mai, mai. E mai, mai, mai. Cioè, veramente è una cosa che non sopporto, questi fottuti cani. Sta venendo notte, direi, amici, che passo la notte in tranquillità, perché se stanno arrivando i cani vuol dire che arriveranno un po'
di personaggi, quindi onde evitare questi personaggi brutti che ci sono, io la prima cosa che faccio è mettermi 4-4, andare verso casa e stare molto tranquillo. 500 pezzi di iron fatti, amici, fantastico. Una cosa che mi sono accorto, tra l'altro, è di non aver mai rifatto il letto. Quindi quando, e se dovessi morire ancora, ovviamente esponerei dove c'è l'altro letto. Quindi, no, facciamo un letto, lo mettiamo esattamente qua. In cucina, no, mettiamolo sotto, dai, su, via sotto, magari qua in mezzo, così, in mezzo lì, però va bene, per ora va bene. La forge possiamo spegnerla. A questo punto, ecco, un'altra cosa voglio farvi vedere. Questi glass panel sono utilissimi per coprire i buchi, soprattutto dei piani superiori, così possiamo vedere esternamente. Andranno sostituiti tutti con questi glass panel. Si possono craftare, ma ci serve ovviamente questo bellissimo, questa bellissima roba che non mi ricordo mai il nome, però la crafteremo nei prossimi episodi insieme ad altre cose. Crafteremo. Però amici, piove, piove di brutto, ma a noi non ci interessa, perché adesso abbiamo la possibilità ovviamente di fare, che cosa? Di ovviamente di fare queste barbed wire fence. Ne facciamo ben 55, 3 minuti per farle, man mano verranno fatte. Eccole qua le nostre barbed wire fence, che useremo per proteggere parte della nostra base. Inizialmente le metterò qua. Dunque, le mettiamo qua, ma in che verso erano girate? Così, perfetto. E qua vanno sottoterra, quindi direi che due file potrebbero bastare, là e là. E a questo punto, da questa parte qua, possiamo iniziare a fare delle cose importanti. L'unica cosa è che qua dovremmo fare qualcosa per... intanto siamo passati di livello, qualcosa per migliorare la situazione, perché altrimenti vengono sparate per terra e hanno comunque, cioè fanno comunque qualcosa, ma molto meno rispetto al previsto. Quindi iniziamo a metterle dove in effetti caceva, c'è un cervo, dove in effetti avrebbe senso metterle. Vieni, vieni, vieni cervino, vieni, vieni, non dietro l'albero, non dietro quest'albero. Ok, trovato pure un cervo. Là. Non l'ho preso, miriamo un pelo più in alto. Troppo in alto. Adesso l'abbiamo preso, perfetto. E abbiamo fatto anche male, ora lui comincerà ad andare in giro e miracolosamente esce il sole. Figosissimo, dove cavolo stai andando, cervo? Dai che devo mettere le cose. Non andare troppo in là. Non l'ho preso mai. Ora forse sì. Non l'ho preso mai, ma lo seguo perché tra un po' credo che stramazzi a terra morto. Eccolo qua. Infatti è così. È stramazzato a terra morto e noi ci prendiamo subito la carne. Poi andiamo a piazzare le cose. Andiamo a controllare la nostra yucca. Quindi fantastico, abbiamo un bel po' di cose. Occhio che adesso abbiamo la carne, ovviamente, come vi ricordo sempre, siamo praticamente alla mercé di questi fottuti zombie, perché ci odorano anche. Gli zombie ci odorano, quindi sono cavoli. Il personaggio ha freddo, 7 gradi, bisognerà migliorare questa cosa qua, magari trovando dei vestiti migliori. Ogni tanto trovate questi tronchi qua, che se aperti vi danno delle cose interessanti, ad esempio questi bellissimi occhiali che io mi metto su, che non fanno una ceppa, assolutamente no, però sono belli da vedere. Vorrei vedere il personaggio con questi occhiali, guardate che senza un po' strabico, però con bello, mi piace, mi aggrada. Zombie non se ne vedono, a parte quel cane zombie che ci aveva attaccato, e di notte me ne sono stato 4. Questa è tutta clay che tirerò su. Me ne sono, dicevo, stato 4 ed è stato un bene così. Quindi io questi li piazzo qua adesso. Così se arrivano da dietro gli zombie avranno una bella sorpresa, apparentemente. Cioè più che altro verranno rallentati. Però dobbiamo iniziare a mettere queste cose qua per evitare che arrivino al muro. Ovviamente più ne muoiono prima di arrivare al muro, meglio è.
abbiamo un bel po', forse riusciamo a fare, non so se riusciamo a fare due file, però sicuramente una fila riusciamo a farla. Poi proviamo a fare una seconda fila. Ovviamente questo dovrà percorrere tutto il perimetro, tranne davanti. Qua c'è un albero di mezzo che adesso tiro giù volentieri, che mi serve legna. Con ovviamente la motosega. Di potenza, vai Amon, di potenza, guardate qua. Ops, ed è sparito, fantastico. Bene, tra l'altro la motosega mentre taglia sembra un cane che abbaia, tipo quando gli pestate la coda al cane, fa lo stesso rumore, fa tipo così, beh, fantastico. Ok, stiamo attenti a non farci male. E perché fa veramente male questi cavolo di cosi? Non ce la faremo mai a fare due giri ora, però l'idea è quello che io off camera continuo ovviamente a fare queste. Queste qua, cavolo, mi spiace, ma dovrò romperlo questo qua. Non so perché fa il rumore del legno, coso degli... Oh, quello è sbagliato a me. No, ma va bene, perché poi qua faremo l'altro. Faremo l'altro. L'altra fila praticamente, andremo avanti così per tutto il perimetro. Ovviamente quale? Quel perimetro che qua in piano davanti dovremmo escogitare un'altra cosa, ma la escogiteremo. Ovviamente si tratta di, come sempre, una difesa abbastanza base, non ha nulla a che vedere con una difesa fatta con le contropalle, però con le contropalle ci stiamo arrivando pianino, ma ci stiamo arrivando. Possiamo craftarne altre 9, direi di farli. E direi a questo punto di andare avanti, magari qua. Così almeno li abbiamo. Queste barbed wire fence. E piazziamo anche qua, così, via. E prima di farci male, piazzamento dei blocchi in generale o delle barbed wire fence non è il massimo della vita, ve lo dico. Non è assolutamente il massimo della vita. Andrebbe leggermente migliorato perché è un po' anche pericoloso. Più di una volta mi sono fatto male cercando di piazzare queste diavolo di cose. Comunque adesso figosissimo perché già con due linee uno zombie che dovesse arrivare da qua verrebbe comunque rallentato prima di arrivare al muro. Poi se al muro mettiamo altro filo spinato messo tutto attorno, come vorrei fare, abbiamo creato una buona difesa, diciamo. Non un'ottima, ma una buona difesa che permette di fermare le folate del nemico. Ovviamente anche noi dobbiamo metterci del nostro. È vero che se fate una difesa fatta bene praticamente si autodifende, è anche vero che però all'inizio dovremmo metterci del nostro. In questa zona qua, come vi ho detto, bisognerà all'inizio metterò ovviamente del filo spinato attaccato al muro, come abbiamo visto che funziona abbastanza, ma dopo bisognerà fare una difesa per terra qua in qualche modo. Sicuramente adesso gli zombie dovranno fare questo lavoro qua e quindi anche qua rimarranno feriti. Va bene, direi che per ora può andare bene così. Direi di bollire adesso di cucinare la carne lì, e mentre cucina la carne lì io me ne vado qua a vedere queste yucca che non sono ancora cresciute. Maledette yucca, non siete ancora fottutamente cresciute. Volevo farvi vedere il succo di yucca, ma il succo di yucca non lo vedremo in questa puntata, ma sicuramente lo vedremo nella prossima puntata, dove andremo avanti. Altra cosa da fare in questa puntata, co per quanto riguarda le skill, vi ricordo che siamo andati avanti con l'Health Nut nella scorsa puntata e il Sexo al Tyrannosaurus, sono le due cose che vorrei portare avanti, però dobbiamo arrivare ad Atletica 40, siamo a 36, quindi io direi che un po' di punti per arrivare magari a 40 lo facciamo e ci spendiamo altri punti qui alla grande e altri punti qui alla grande anche questo. Fantastico, ci spendiamo i punti così e va bene. Adesso atletica 60. Altra cosa, potremmo spendere dei punti. Andiamo a vedere se magari troviamo qualcosa tipo workbench. La workbench è quell'attrezzo che vi dicevo, dobbiamo farlo. Io se me la prendo in teoria qua adesso workbench possiamo farla. Come si fa con le mechanical part wrench, clan hammer, wood forged iron? La facciamo nel prossimo video, amici.
Nel prossimo video facciamo questa fantastica cosa. Qua è finita la porca ceva. È finito la cavolo di legna. Ok, tanto io mangio. Mangio, amici, e vi ricordo e vi dico di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video. Questa sera trovate la playlist intera in descrizione, potete vedere tutti i video. Mi raccomando, commentate, condividete il video, date delle vostre impressioni, dei vostri pareri, dei vostri suggerimenti. È importante perché, come vedete, li metto in pratica. Da Amoruge è tutto. Intanto vedete che siamo saliti al 91. Da Amoruge è tutto. Ci vediamo al prossimo fottuto video. E mentre mi mangio questa carne cotta di cervo così alla grande, ciao a tutti, amici. Prossimo video. Continuiamo a salire di livello.